Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo vlog. Facciamo che è un vlog, dai. Allora, praticamente vi mostrerò un paio di cosette e vi dirò anche che questo nuovo server, quel nuovo server di cui vi ho parlato spesso. Allora, si chiama esattamente Roguelike Adventure and Dungeon 2, che è nella versione 1.16, sì, però vi garantisco che è una figata, che ci gioco da direi quasi 2 mesi. Praticamente questo attualmente, questa è attualmente, sì, perdonatemi, questa prima o poi la toglierò, ma dopo, quando chiederò un favore a un mio amico. Allora, questa è la casa di uno del server, che tra l'altro è anche più gigante della mia. Sì, non fateci caso che, ah ecco, si vede anche, quello è il raggio in cui praticamente abbiamo gli effetti benevoli. Allora, sì, belle le scale a forma di vetro, vero? E ci sono anche le porte. Allora, parto col dirvi che ho già quasi tutti i gatti, ho un Pegaso e sì, vabbè. Aspettate che questo lo ripari immediatamente senza fare del male al gatto, brava, brava Federica, proprio quella che combina sempre casino. Allora, vi informo che ho anche due pappagalli, sì, soltanto due perché finora non ne ho trovato altri, poi guardate cos'ho, è un leopardo delle nevi, una zebra. E c'ho anche le pizzi e questi qua che non so come vengono chiamate, io le chiamo fate. Questa è la testa del naga, sì, che sarebbe un serpente in pratica. E adesso vi faccio vedere il secondo piano che l'ho costruito da poco. E sì, guardate che bello. Allora, attualmente non c'è tanta roba, ma perché l'ho appena costruito, quindi abbiate pietà. E guardate il drago, voilà! Perché io sì, mi sono fatta regalare un drago da un mio amico e guardate quanto cacche gigante. Cioè, l'ho chiamato il Shueb, perché praticamente è un drago, non dico spettrale, ma tipo che richiama la natura, quindi mi piaceva. Ho cercato perché dovete sapere che i nomi dei draghi non sono molto femminili, ecco. E quindi praticamente l'ho chiamato così. E adesso questo è un albero che ho trovato nella Twilight Forest, che pian piano lì anche ci arriveremo. Questi sono gli alberi che ho coltivato e che ci sono anche adesso. Man mano che faccio le mie avventure e vi faccio vedere la cosa più bella di avere un drago così. Cioè, a parte la grandezza. Guardate, io adesso vi faccio godere da questa vista casa mia. E allora, per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate like e iscrivetevi al canale. Se no, non so cosa lanciarvi. Vi lancio tutta la mia roba per i disegni che pesano una tonnellata. Eh sì, per farvi capire, io adesso posso volare quando voglio, dove voglio e soprattutto insieme al mio drago che amo, che dovete sapere che ci ho messo una vita a farlo crescere. Sì, e poi io sorvolo, vi faccio vedere un po' cosa posso farvi vedere da quassù, che praticamente questo è il drago, non proprio il drago, è una specie di uccello che vola. Questa è la casa del mio amico, per farvi capire quanto cacchio è gigante. Perché dovete sapere che è un campione. Ecco, tra l'altro è online adesso che si chiama 4M1CU5. Aspettate che dovete sapere che questo, se vorrete mai entrare, che poi vi darò anche il link qua sotto, è tutto interamente inglese. Quindi dovete sapere che io sono abbastanza scarsa a parlare in inglese. Quindi uso tutte le volte il traduttore. Salutate. Sì, adesso lo scrivo pure. Ma perché voi dovete sapere che adesso atterro, vi faccio vedere. Un'ultima occhiata al mio meraviglioso drago, che ringrazio il mio campione per avermelo regalato perché ne ho molta cura. E noi ci vediamo. Aspettate, no, non volevo proprio fare questo. Allora, mettiti di qui. Aspetta, lo giro un secondo, aspettatemi. Non volevo proprio fare così, ecco. Adesso io da questa prospettiva
Vi salutiamo, aspettate, mi metto un po' più di qua, ecco. Allora, io vi saluto da Minecraft e anche dal mio drago, che se volete chiamare in un altro modo, a voi la decisione. Infatti, il mio amico si trova adesso laggiù, dove c'è la sua casa. E noi ci vediamo. Ciao piccolino, ti metto a posto. Io vi saluto e ci vediamo domani o in questi giorni con un altro blog. Ciao!